Il professor Redalier insegna alla Facoltà Valdese a Roma, neotestamentarista. Noi oggi gli abbiamo chiesto di parlarci di Luca, però sarà molto interessante sentire che l'orizzonte su cui la lettura di Luca si pone è l'orizzonte del genere letterario e dell'epoca in cui Luca si colloca, oltre che dei Vangeli intorno. Entro subito in media stress, e l'inizio del mio intervento è cercare di vedere due cose, cioè la pluralità delle testimonianze del Nuovo Testamento, e forse questo è anche interessante, che forse il primo documento ecumenico della storia della Chiesa è la Bibbia stessa, e cioè di aver messa assieme delle tradizioni diverse, e con la costituzione del canone a partire dalla fine del secondo secolo abbiamo questo elemento, credo, molto importante per la questione della verità biblica, che si incontra in una pluralità limitata. Cioè, il canone è una pluralità limitante. Come sapete, ci sono molto più Vangeli dei quattro. Ci sono anche altre lettere che sono nel Nuovo Testamento. Ci sono altre lettere che non sono nel canone, però non c'è un solo Vangelo. E io credo che questo è molto, molto importante, e è un rischio di non avere un solo Vangelo. Come sapete, i pagani, i filosofi pagani, nei primi attacchi contro il cristianesimo mettevano il dito sulle contraddizioni, per esempio nelle genealogie di Gesù, quella riportata da Matteo, quella riportata da Luca, o nel racconto delle apparizioni alla fine dei Vangeli. Dunque, la pluralità è un rischio, ma l'unicità è un rischio ancora più grande, è il famoso rischio che è presente in tutta la Bibbia, che è il rischio dell'idolatria, e cioè che una sola espressione umana pretenda rappresentare la parola divina. Dunque, io credo che metterei un po' il mio intervento in questa prospettiva, e cioè la pluralità e l'unità. Esprimendosi diversamente si può dire anche delle cose che hanno delle cose in comune. La seconda cosa molto importante lo prendo nel titolo di un film che forse avete visto, Ricomincio da tre, di Troisi. È la storia simpatica di un napoletano che arriva a Firenze e che la prima cosa che dice: oh, se un napoletano arriva a Firenze non è per forza un immigrato, ma può venire a Firenze per altri motivi che dei motivi economici e così. E la seconda cosa dice appunto: io non ricomincio da zero, perché ho già fatto delle cose interessanti prima, ricomincio da tre. Questa ricomincio da tre si potrebbe anche dire dal Vangelo, e cioè che in un certo senso il racconto della nascita di Gesù, di Luca, di Matteo, indicano anche che Dio non ricomincia da zero, ma ricomincia nella continuità con l'antica alleanza, e che c'è già stato, prima dell'arrivo di Gesù, una presenza, un intervento di Dio molto importante nell'alleanza con Israele. Dunque, io credo che questo è il secondo elemento molto importante, che potrebbe essere, se il primo è la pluralità, il secondo potrebbe essere la precedenza, o che il racconto della nascita di Gesù e il racconto del Nuovo Testamento è preceduto dall'Antico. E in un certo senso io credo che si potrebbe anche dire che il Nuovo Testamento è una rilettura dell'Antico. Questi due elementi mi sembrano importanti. Per esempio, nel racconto di Luca, Maria appare come una figura della precedenza, che dà anche al Vangelo il suo carattere di dossologia, di lode alla gloria di Dio, e che dice in apertura perché quest'uomo Gesù compirà la salvezza promessa da Dio. Ed è molto importante il racconto prima della nascita di Gesù, come tempo appunto di promessa che precede, che dice anche il significato, il senso profondo di ciò che sta per accadere.
Legato a questo, la pluralità. Di solito, se parliamo dell'annunciazione, credo che tutti vediamo una annunciazione, che è la storia dell'arte rappresentata in tutti questi quadri dove si vede l'angelo che parla a Maria, tanti capolavori che mettono in scena l'annunciazione. Ora, come avrete già visto nell'intervento che mi ha preceduto, che ci sono altre annunciazioni. Nel Vangelo di Matteo c'è un'annunciazione che a Giuseppe, ci sono diverse annunciazioni a Giuseppe. Oppure c'è un'annunciazione nel Vangelo di Marco, ripreso dai tre sinottici, che è l'annunciazione attraverso Giovanni Battista, che annuncia colui che deve venire. Poi si potrebbe dire anche che il prologo di Giovanni è un'annunciazione, un po' un avanspettacolo, cioè il prologo è come prima che il sipario si apra. Ci viene detto cosa sta per accadere, che la parola, il Logos, che è nell'intimità di Dio, sta per rivelarsi. Poi si aprirà il sipario e si rivela nella persona di Gesù Cristo. E in un certo senso che non c'è altro volto nell'umanità per conoscere Dio che il volto di Gesù Cristo. Okay. Questo è annunciato anche nel prologo. Dunque, io credo che questo è importante già a livello della questione dell'annunciazione, che ci sono più di una annunciazione. Allora, se riprendiamo il significato dell'annunciazione a Giuseppe nel Vangelo di Matteo, è molto importante che Giuseppe rappresenti anche la discendenza davidica, visto che il Messia deve venire di Davide. Giuseppe è colui che rivendica anche la discendenza davidica, o l'ascendenza davidica. È invitato a prendere con sé Maria, il cui nascitura si origina nello Spirito Santo, lo nomina indicando già in lui il Salvatore, l'Emmanuel, che sarà ripreso nella conclusione del Vangelo di Matteo e la cui venuta compie la profezia. Dunque vedete che anche questo modello, profezia, compimento, è questo modello della precedenza, che è molto biblico. Vi ricordo che il reale, la realtà per la Bibbia è preceduto dalla parola. Già la creazione, Dio dice e la cosa arriva. E nella storia è così, la profezia annuncia e la cosa accade. Dunque c'è sempre nella visione biblica in generale, già nell'Antico Testamento, questa precedenza della parola, che viene ripreso come motore, se vogliamo, della rilettura fatta dal Nuovo Testamento e dell'Antico, che lo prende come promessa e che racconto il compimento. Questo è molto chiaro in storie come la storia di Emmaus, che rimane totalmente opaca per i due di Emmaus, che arrivano a dire a Gesù, che rivedono Gesù, ma tu sei l'unico a non sapere cosa è accaduto a Gerusalemme. Poi, a un certo momento, la storia si rovescia o si ribalta e l'ignorante non è più Gesù che è l'unico a Gerusalemme a non sapere, ma sono i due cuori lenti a capire ciò che le scritture hanno detto, e lui comincia sul cammino a interpretare le scritture dicendo nelle scritture tutto quel che lo concerneva. Dunque lì è molto chiaro in questa storia di Emmaus che il modello seguito da Luca, che la racconta, è un modello promessa-compimento. Senza la lettura dell'Antico Testamento, il racconto di questo personaggio, Gesù di Nazareth, rimane opaca. Però avete la prova al contrario, inverso, nel racconto, sempre in opera di Luca, che gli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, che è il famoso incontro con il ministro della regina Candace, che è l'eunuco, questo è la prova al contrario. Questo uomo etiope è andato a Gerusalemme, ha comprato un rotolo del profeta Isaia e ritorna sul suo carro. E Filippo è sulla strada,
E c'è anche un gioco di parole in greco dove dice capisci quel che leggi, perché è lo stesso verbo con un prefisso in più. E lui dice come capirei se nessuno mi guida sulla strada, che anche lì un gioco di parole, perché siamo su una strada e abbiamo un primo caso di autostop ermeneutico, perché Filippo sale sul carro e gli rivela Gesù Cristo. Allora vedete che è la rovescia, in un certo senso l'eunuco sul suo carro, che ha soltanto l'Antico Testamento, non capisce di che cosa parla il profeta e ha bisogno dell'apostolo Filippo che gli dice. Questo è un modello, se volete, è il modello letterario di Luca, molto esplicito, ma è un po' di tutti gli evangelisti, di leggere, di far venire fuori il significato della storia di Gesù a partire dalla rilettura dell'Antico Testamento. Matteo è molto chiaro, nella storia della nascita è pieno di citazioni dell'Antico Testamento. Sono delle citazioni geografiche, topografiche, per ogni volta che si dice un luogo c'è collegato al nome del luogo una citazione dell'Antico Testamento, che vuol dire che il percorso geografico è previsto nell'Antico Testamento. Ma non solo questo, ma gli eventi raccontati, voi che siete degli ebrei più così, sentite che al momento della nascita di Gesù il re vuol ammazzare tutti i primi nati del luogo. Non vi ricordo qualcosa? Mosè. Ah, ma allora è come Mosè. E va in Egitto come Mosè. E dove fa il suo primo discorso? Sul monte. Ma è come Mosè. Dunque c'è una sovraimpressione nella rilettura di far venire fuori che quello che ci prepara già a sentire quello che abbiamo, del quale abbiamo parlato 2 anni fa, vi è stato detto, ma io vi dico. E cioè che abbiamo da fronte a noi a un secondo, cioè più che Mosè, però non uno iota passerà prima, ok, dunque è continuità e discontinuità. Allora questo lo ritroviamo anche nel racconto della nascita di Gesù. Marco, questa continuità viene espressa tutto attraverso Giovanni Battista, che è l'ultimo dei grandi profeti, che cita l'Antico Testamento per annunciare la venuta di Gesù, e ha anche questa funzione di essere il predecessore. Abbiamo già parlato del prologo di Giovanni, che ha anche questa funzione. Adesso la cosa anche molto interessante sulla diversità. Prendiamo Matteo e Luca, prendiamo Maria. Nel racconto di Matteo, Maria non dice una sola parola. Non si dice nessuna delle sue emozioni, nessuno rivolge la parola a Maria. Il protagonismo è tutto di Giuseppe e dell'angelo. Ma Maria è totalmente passiva e tutte le volte che è oggetto di una protezione è sempre collegato al figlio. In Luca Maria parla, Magnificat, riceve la parola, è la protagonista assoluta. Giuseppe, cercate Giuseppe, chi l'ha visto? Nessuno. Giuseppe è totalmente fuori gioco. Dunque vedete già due relazioni, la nascita di Gesù con dei personaggi, è già una grande, non solo diversità, ma si potrebbe dire una grande contraddizione tra questi due racconti sulla figura di Maria. Abbiamo detto prima che in Matteo la genealogia ha per funzione di dire la davidicità di Gesù, e cioè la messianità secondo l'aspettativa di Israele. Però è molto anche interessante la genealogia dal punto di vista femminile, perché Maria è la quinta donna della genealogia. Forse mi direte, questo è un po' un'ossessione protestante riformata, ma io voglio dire, noi insegniamo anche al Marianum a Roma, che è il top del top della marianità. E appunto quando devo intervenire su Maria nel Nuovo Testamento dico queste cose, e tutto il pubblico che ha fatto tutti gli servi di Maria è interessato, non è che mi cacciano. Allora
io credo che uno degli elementi forse è che la difficoltà riformata verso Maria è la separazione di Maria del resto dei personaggi, cioè come, c'è come un'astrazione di Maria che diventa un personaggio in sé, mentre il testo del Nuovo Testamento non parla mai di Maria da sola. Allora è per quello che io credo che è importante ricordare che nella genealogia di Matteo Maria è la quinta donna della genealogia, e nella storia di Luca non c'è Maria senza Elisabetta. E in un certo senso i due racconti molto diversi l'uno dall'altro toccano una questione comune. Le quattro donne che precedono Maria nella genealogia di Gesù in Matteo, le quattro nonne o bisnonne o antenate, sono delle nonne irregolari, e cioè avete Tamar che si finge prostituta per forzare il suo suocero a dargli un figlio che non, perché boh, si capisce anche il suocero, perché lui ha già dato due di sue figlie a Tamar e i due sono morti, me ne rimane uno, me lo tengo. Allora Tamar fa la finta prostituta e è messa incinta da Giuda, che è il suo suocero, che arriva nella città, che crede che è una prostituta e va con lui. Poi c'è Rahab, che è la vera prostituta della storia di Gerico, che aiuta alla conquista di Gerico. C'è Ruth, la moabita, che fa anche uno stratagemma per sedurre Boss. E c'è la storia, non è dato per nome, ma la moglie di Uria, che è una storia tremenda, dove per coprire il suo adulterio con Betsabea, David fa uccidere, non direttamente, ma scrive ai colonnelli di metterlo in linea di fronte così. Allora io credo che il lettore della genealogia, quando arriva Maria, che vi ricordo, è va con un uomo che dice è un uomo giusto, e quando questo uomo giusto, Giuseppe, impara che Maria è incinta, riflette a come ripudiarla in segreto per evitare lo scandalo. Dunque in un certo senso Maria ha qualcosa a spartire con le altre quattro donne. E cosa ha da spartire? Che ritroveremo anche Elisabetta, che la genealogia è noiosa, perché la genealogia potrebbe interrompersi se non c'è una cosa irregolare che permette alla genealogia di continuare. In un certo senso queste quattro donne salvano la genealogia, dunque non c'è nessuna questione morale, come dire, di questione sessuale di quei. Cos'è l'ossessione? E lo ritroveremo anche in Luca con la sterilità. L'ossessione della morte non è la morte individuale, l'ossessione della morte è la conclusione, la morte del clan, la morte della tribù, la morte della famiglia nella sua trasmissione verticale, dunque l'interruzione della genealogia. Il libro delle cronache dell'Antico Testamento comincia con una marea di capitoli soltanto fatto di genealogia. Allora, io credo che anche questo è importante in Matteo, che da un lato abbiamo la genealogia legittima che dice la legittimità davidica del Messia, e dall'altro la genealogia miracolosa che salva della morte. Allora, vedete già che Maria è preceduta da questo, e Maria rischia la stessa cosa, rischia la ripudiazione anche dell'uomo giusto e prevenente. Però la cosa interessante è che agire in segreto è la stessa cosa che Erode fa con i re magi, in segreto. Dunque anche per buone azioni, cattive azioni, si agisce in segreto. Però prima di proseguire adesso sul racconto di Luca, insisterò sulla figura di Elisabetta. Vorrei brevemente riassumere questo primo set di osservazione, che secondo me è importante di avere
quattro tipi di annunciazione. La pluralità limitata della quale parlavo, perché in un certo senso mette questi racconti in dialogo l'uno con l'altro, si correggono a vicende di deviazione antica, attuale, possibile. Per esempio, Matteo potrebbe portare a vedere in Gesù solo l'ebreo giusto, l'erede di Mosè, e è già una deviazione antica del giudeo-cristianesimo spinto che Paolo combatte, per esempio, nell'Epistola ai Galati. Con Marco si potrebbe scivolare e considerare solo l'umanità di Cristo. Vedete che è interessante di vedere che anche la nascita, la figliolanza, è dichiarata a dei momenti diversi della biografia. Con Matteo e Luca la figliolanza si decide alla concezione, prima della nascita. Con Marco la figliolanza viene proclamata da un Gesù a un Gesù adulto al momento del battesimo. In Giovanni la figliolanza è proclamata prima della creazione, e avete ancora vecchie tradizioni nell'Epistola ai Romani, nel primo capitolo al versetto 4, che Gesù è stato dichiarato figlio al momento della sua risurrezione o della sua elevazione. Dunque anche qui la questione della figliolanza di Gesù, figlio di Dio, abbiamo delle tradizioni che proclamano questa figliolanza a diversi momenti, diciamo, dell'itinerario divino umano di Gesù: prima della creazione, prima della nascita, la concezione, al momento del battesimo, al momento dell'elevazione. Il dialogo anche sul racconto dell'Annunciazione, per esempio, il rischio con Luca sarebbe l'estremismo mariologico di fare di Maria, però vedremo che anche Maria nel racconto di Luca non è soltanto la profetessa, la discepolo, ma anche la mamma preoccupata, molto umana. Con Giovanni, con questa cosa prima della creazione, rischia di fare di Gesù una figura che hanno fatto i gnostici, cioè una figura, come dire, che non tocca più terra. Dunque, in questo senso, io credo che la pluralità dei quattro ci preserva di certe deviazioni possibili, e rimanendo in dialogo gli uno con gli altri, si sforza a dare uno statuto di verità vivente e non bloccato su una visione soltanto. E l'altro è di nuovo la precedenza. Allora, la precedenza in Luca raddoppia, e cioè l'annuncio messianico fatto a Maria nell'Annunciazione è preceduto di un'altra annunciazione a Zaccaria, e non solo, ma la gravidanza di Elisabetta viene detto il segno che permette a Maria di credere nella promessa fatta. Cioè non è soltanto un piccolo episodio che precede, ma nell'Annunciazione fatto a Maria si fa riferimento alla gravidanza di Elisabetta, perché Maria chiede: ma io non conosco uomo, come avrà? E la risposta è dire: tua cugina è già al sesto mese di gravidanza. Dunque io credo che questo è molto importante, che già nel progetto di raccontare c'è una precedenza non solo di tutta l'antica alleanza, ma c'è una precedenza nella narrazione stessa, nella storia di Elisabetta e di Zaccaria. Zaccaria è sacerdote nel Tempio, c'è una interruzione di servizio perché riceve la visita di un angelo che gli annuncia la nascita di un figlio, e lì forse c'è già una asimmetria. Lui fa la domanda che Maria farà: ma Maria gli è stato bene a Zaccaria o no? Perché lui dice: ma come avverrà? E allora dice: come tu non hai creduto, tu sarai muto fino a quando arriva la cosa. A Maria no. Dunque lì forse l'angelo aveva un debole per Maria e che non ha perdonato la domanda fatta da Zaccaria. I due personaggi, Zaccaria e Elisabetta, sono fortemente caratterizzata
irreprensibile, sono totalmente ebrei che rispettano la legge, lui è sacerdote, lei è di famiglia sacerdotale, sono irreprensibili secondo la legge, ma come Abramo e Sara sono vecchi e lei è sterile. Come Abramo e Sara riceva Zaccaria la promessa di un figlio. Dunque io credo che anche questo è molto importante, ricomincio da tre, cioè che la novità ha già una storia, la novità non parte da zero ed è in un certo senso la condizione perché la novità non è soltanto un'illusione e che è di verificare se riesce a riaprire il passato. La cosa anche interessante, vedete, che nel linguaggio dell'angelo, l'angelo che parla a Zaccaria, gli presenta la figura del suo figlio e dice già il nome, si chiamerà Giovanni. Il suo compito è di volgere i cuori dei padri ai figli. E anche questo è novità, è un po' sessantottino, cioè perché di solito si dice è bene che i figli siano verso i padri. Eppure questo è una citazione del profeta Malachia, che è l'ultimo dell'Antico Testamento, capitolo 3, versetto 24, e sarà il compito di Giovanni Battista. Allora, questa è la cosa che voglio sottolineare lì, è che si ritorna nell'antico per dire una proiezione di novità, di volgere il cuore dei padri verso i figli, di preparare, il compito di Giovanni Battista sarà di preparare la venuta del Signore. Questa vicenda che ha luogo nel silenzio del momento dove Zaccaria è da solo e riceve l'angelo è anche molto interessante nel modo di raccontare che immediatamente tutto il popolo che è fuori capisce che qualcosa è accaduto di molto importante, non soltanto nell'intimità della famiglia di Zaccaria, ma per tutto il popolo di Israele, ed è occasione di allegrezza per molti. La novità ha una storia e è capace non soltanto di dire delle cose nuove, ma di riaprire il passato per fargli dire le cose nuove che contiene. L'obiezione di Zaccaria è appunto la questione dell'età e la sterilità. La storia comincia con due cose, la storia del racconto di Luca, interruzione di servizio sacerdotale e l'annuncio dell'interruzione di una non gravidanza a Elisabetta. E lì io credo che è molto importante ricordare che la sterilità è la morte. In questo senso, la storia di Natale in Luca comincia con una storia di risurrezione. Mi sento autorizzato a dire questo, questa visione è condivisa, perché la ritroviamo in un capitolo fondamentale dell'Epistola ai Romani, Romani 4, dove si parla della la fede di Abramo. E come la spiega questa fede di Abramo Paolo? La parola Gesù Cristo in tutto il capitolo 4 dell'Epistola ai Romani non è pronunciata, non è fede in Gesù Cristo, è la fede, e arriva la parola Gesù Cristo soltanto nel versetto 25, che è l'ultimo versetto. E vediamo come ci arriva. È un discorso molto, molto giudaico. Parte di un versetto dell'Antico Testamento, Paolo, Genesi 16,5, Abramo credette e questo gli fu contato come giustizia. E perché? Perché è il primo passo che lui trova nella Bibbia dove abbiamo fede e giustizia assieme. E tutto il capitolo è, in modo rabbinica, una meditazione su questo versetto. Di solito nella tradizione giudaica, per illustrare questo versetto, Abramo credette e gli fu contato come giustizia, si abbina la storia del sacrificio di Isacco. Cos'è questo Abramo credette? Che lui ha creduto talmente in Dio, una fede obbedienza, che non ha esitato a fare quello che Dio gli comandava. Questa
abbinamento lo ritroviamo ancora nell'epistolo di Giacomo al capitolo 2, dove abbiamo la stessa citazione: Abramo credette e gli fu contato come giustizia, e Giacomo ci dice sì, ha accettato di sacrificare Isacco. Così dice Giacomo, la fede senza le opere non è vera. Paolo svita l'illustrazione con Genesi 22, la storia di Isacco, e ne mette un'altra illustrazione. E qual è l'illustrazione che mette? È la promessa di una discendenza. Vedete, di nuovo, per tutto il Nuovo Testamento è un modo di rileggere l'Antico. Allora, e la novità viene in questo modo di rileggere l'Antico, di mettere Abramo credette gli fu contato come giustizia. Sì, perché quando lui era anziano, Sara era sterile e anziana, più di 100 anni, così gli è stato fatto la promessa di avere una discendenza, la sua fede non si è indebolito, e sperando contro ogni speranza, sapeva chi aveva fatto, ha creduto a questo e gli fu contato come giustizia. Per descrivere lo stato del corpo di Abramo e del grembo di Sara si usa in greco la parola necrosis, cioè aveva già un corpo necrosato e anche l'utero necrosato. E questo perché lo dico? Perché arriva l'ultimo versetto e dice: ma questo non è stato detto soltanto per Abramo e Sara, è stato detto per noi che crediamo che Gesù, che Dio può far risuscitare Gesù dalla necrosi, dai morti. E vi ho detto questo per legittimare la mia interpretazione che il Vangelo di Luca comincia con una storia di resurrezione. Cioè che anche per Paolo la comprensione delle nascite miracolose dell'Antico Testamento erano delle storie di resurrezione. Allora, anche qui, in un certo senso, anche questo non si comincia ex nihilo, ma si comincia da storia di resurrezione. Resurrezione del passato, una resurrezione anche dei corpi, ed è per quello che io credo che questo sposta l'attenzione non tanto alla virginità di Maria, ma alla nascita miracolosa. Mettendo assieme Elisabetta e Maria vuol dire che ambedue sono al beneficio di una nascita miracolosa. Uno dice troppo tardi, l'altro dice troppo presto. Non conosco uomo, non dice sono vergine, dice non conosco uomo. In un certo senso Dio mette lo scompiglio nell'agenda. Che me ne frega del troppo tardi, che me ne frega del troppo presto. E dunque c'è la nascita di Giovanni Battista per chi? Per il tempo troppo tardi, e c'è la nascita di Gesù per il tempo troppo presto. Maria, quinta donna della genealogia in Matteo, non c'è Maria senza Elisabetta per Luca. Sarebbe sbagliato staccare la nascita miracolosa di Gesù in Maria, perché in un certo senso potrebbe benissimo una giovane ragazza di campagna non essere affatto una nascita miracolosa, ma per dare appunto l'elemento di nascita miracolosa nei due, io credo che deve essere letto alla luce della nascita di Giovanni dalla donna sterile. Si afferma la continuità, cioè il Dio che manda lo Spirito per far nascere Gesù è il Dio che ha fatto nascere Isacco da Abramo. Però anche la discontinuità, la novità con la storia nuova di Maria e di Gesù. A questo punto la storia di Natale incomincia con questi ecco, tre volte ecco. Il primo ecco è l'avvio della realizzazione della profezia: tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Dunque il primo ecco avvia l'annuncio della nascita di Gesù. Il secondo
indica la gravidanza di Elisabetta come segno di conferma della promessa fatta a Maria, e il terzo è la risposta di Maria alla chiamata: eccomi, sono pronto ad assumere il mio compito. La storia appena incominciata è la seconda promessa di un figlio da parte di un messaggero divino, dopo Zaccaria, Maria, Natale, c'è l'angelo. La figura dell'angelo è anche interessante, crea imbarazzo l'angelo, e gli angeli, la prima cosa che dicono, non temere, che vuol dire che gli angeli sono consapevoli di creare un certo imbarazzo. C'è anche una bellissima annunciazione di Lorenzo Lotto del 1527, che ha persino rappresentato un gatto che scappa con la schiena inacquata, i peli dritti così, e che guarda molto storto l'angelo. Io credo che esprima così l'imbarazzo dell'angelo, però è molto interessante di vedere che l'angelo è presente prima della nascita e dopo la morte. E cioè l'angelo è una figura che presenta nei due momenti, in un certo senso, dell'impossibilità umana e del meraviglioso di Dio, cioè il messaggero del possibile di Dio nell'impossibile umano. L'angelo appare quando non c'è ancora nessuno per osare dire le cose o per osare credere. Testimone, discepoli, apostoli arrivano dopo. Poi subito dopo l'angelo, nei due casi, prima della nascita e dopo la morte, ci sono le donne. Dunque i maschi, le loro parole, il discorso arrivano sempre almeno in terza posizione per testimoniare. Il Vangelo esprime in una storia che i bambini potranno raccontare e disegnare, pittori rappresentare, musicisti cantare, ciò che i concili e i teologi cercheranno di definire, e cioè la doppia natura di Cristo. Qui l'abbiamo in forma narrativa, fatto di quadri abbastanza semplice e parlante, del Cristo vero uomo, vero Dio, totalmente altro eppure con noi. Viene annunciato come miracolo nel quotidiano, nel piccolo, nella corporeità, nella gravidanza inattesa di una ragazza di campagna, e questo è il contenuto dell'annuncio, la novità di Dio che prende corpo, cioè il fatto che Dio prende corpo nell'umanità e comincia con l'abitare quello di una delle piccole che non contano. Ed è anche interessante nella storia dell'arte che sia Lotto, Botticelli, Carpaccio, la reazione di Maria è espressa nelle sue mani, che di solito le mani sono rivolte verso l'esterno, e che dice: oh ragazzi, calma, calma, che esprime anche il fatto della l'asimmetria tra la grandezza dell'annuncio che gli è fatto e la piccolezza della persona. Come sapete, anche una delle cose sulle quali Lutero ha scritto delle pagine molto importanti. Come avverrà questo? Dice Maria, e nella sua risposta l'angelo dice appunto: non c'è Maria senza Elisabetta. La prova che questo ti avverrà è che Elisabetta è già incinta al sesto mese. Allora, come dire, qual è la logica di questa prova? Che in un certo senso la storia di Elisabetta è una storia già conosciuta. La storia di Elisabetta riprende tutta la storia della nascita dei patriarchi. Dio, la nascita miracolosa, l'ha già praticato, e voi tutti lo sapete di tradizione biblica. Questo accade alla tua cugina. Allora, se Dio ha potuto fare questo con la cugina, come l'ha già fatto con Sara, come l'ha già fatto con altre madri di patriarca, allora anche a te adesso avverrà, e avverrà comunque in modo nuovo. Catta questo eccomi di Maria, e questo eccomi è anche la stessa cosa, è la risposta all'evocazione che avete di Mosè,
l'accettazione di Gesù di affrontare la sua passione o la gestione di Paolo. Spesso nelle nuove generazioni è la questione dell'identità. E nella Bibbia la risposta all'identità è questo: eccomi. C'è un filosofo conosciuto soprattutto credo in Francia, ma anche dappertutto, che è di origine lituania, ebreo, che è Emmanuel Levinas. E Emmanuel Levinas, io credo che dice molto bene questo, e dice: io comincio all'accusativo, io non comincio al nominativo, non comincio a dire io, ma comincio quando dico eccomi. E cioè, vedete che in questo eccomi è di nuovo il motivo della precedenza. Ecco, io sono preceduto, rispondo a una vocazione. In un certo senso questa precedenza è anche quello dei nostri nomi. Io mi chiamo Jan, ma non lo dico io sono Jan. Sono stato preceduto dall'amore dei miei genitori che hanno scelto un nome per me. E lì io credo che la psicanalisi ci dice che se questa precedenza non funziona bene, forse anche nell'identità abbiamo certi problemi di non essere stato preceduto. Nella Bibbia questo eccomi è essenziale. È essenziale come risposta alla vocazione. E appunto che crea nelle narrazioni non soltanto evangelica, bibliche, i protagonisti, gli attori della storia che è compimento delle profezie o della parola. Eccomi. Dunque abbiamo visto Zaccaria, l'annuncio della nascita di Giovanni Battista. Adesso abbiamo visto l'annuncio a Maria. E poi cosa accade? In quei giorni Maria si alzò e se ne andò in fretta, entrò la casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di spirito, ad alta voce esclamò: benedetta sei tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. La visitazione, che è anche una scena classica molto rappresentata, Maria si mette in cammino appunto per ricevere il segno promesso dall'angelo. Il testo dice che Elisabetta si scopre incinta e nasconde, e lì vediamo che Maria va in fretta. Dunque è interessante anche nel racconto questa alternanza tra i momenti pubblici, Zaccaria, tutto il popolo, e i momenti di intimità. Nella storia umana prende corpo veramente nell'incontro di queste due donne, con il loro corpo e le loro esclamazioni. Se guardate bene la scena, le due donne non è che discutono, ma da un lato ci sono delle esclamazioni e dall'altro sembra che il corpo stesso che parla, perché appena arriva Elisabetta sente nel suo grembo il bambino che si muove. E questo certamente è un momento centrale del Vangelo dell'infanzia di Luca, questo incontro che mette in scena il contrario della spettacolarità, ma l'intimità tra donne che aspettano che il tempo sia compiuto. La novità dei tempi si esprime in un inizio comune, la gravidanza come tempo di intimità, di progetto, di speranza per il figlio, che c'è e non è ancora. C'è un tempo di parole scambiate che hanno preceduto ognuno di noi. Nel racconto è un po' un momento di pausa per dare il tempo all'annuncio veramente in senso letterale di prendere corpo nel corpo delle due donne, due corpi che comunicano tra di loro, forse non soltanto attraverso delle parole logiche, ma attraverso delle esclamazioni, delle preghiere, delle lode, due donne che rappresentano anche due tempi, il tempo del passato risuscitato, riaperto, e il tempo della novità che si apre. Allora abbiamo il tempo dell'eccomi di Maria. L'eccomi è
di poter essere presente al presente, che è una cosa molto difficile oggi, perché abbiamo o l'agenda già pieno e il nostro tempo è già venduto come il dottor Faust al diavolo, perché abbiamo già speso tutto con degli appuntamenti e delle cose da fare, oppure il passato è pieno di cose non concluse che pesano sul presente. E io credo che l'eccomi di Maria e questo scambio anche delle due donne che si prendono il tempo di lasciare parlare il corpo è anche questo messaggio di Natale, se vogliamo, dalla nascita di Gesù, di poter essere presente al presente. È essenziale nel rapporto con i bambini, dei genitori con i bambini. Oggi vedete sempre di più nei parchi dei bambini che chiedono qualcosa al genitore che al telefonino, dunque che altrove che là dove si trova. Questo non impedisce le grandi visioni, è in questa circostanza delle due donne che scatta il Magnificat. Il Magnificat, che è un'esplosione come in quello di Bach, di trombe e percussione, quelle che precedono il coro nel Magnificat di Johann Sebastian Bach, che esprime in modo forte il passaggio dall'interpersonale dell'incontro delle due donne alla dimensione comunitaria, sociopolitica dell'inizio dei tempi nuovi. Dio sceglie quelli che non sono niente, quelli che hanno fame, pace, di giustizia e di speranza, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili. Cioè lì sono le promesse di ribaltamento del Magnificat, che in un certo senso sono già in atto nel fatto che Maria è una delle piccole affamate che Dio ama. Giovanni nasce e c'è la questione del nome, e in un certo senso è una scena dove avete due miracoli. È Elisabetta che dice il nome, è la donna che dice il nome, ma sarà anche Maria che darà il nome. Il nome è essenziale perché non è soltanto la nascita nella carne, ma anche la nascita nella relazione sociale. E come lo sapete, i due nomi sono anche dei programmi nella storia della salvezza, sia quello di Giovanni Battista, sia quello di Gesù. E se vogliamo il miracolo è che il nome che dice Elisabetta è quello che l'angelo aveva già detto a Zaccaria allora, e l'altro è che Zaccaria ritrova la parola e la ritrova tale tanto che può dire il Benedictus, cioè questo inno di riconoscimento e così. E questo ci porta a questa riflessione particolare del racconto della nascita di Gesù nel Vangelo di Luca, che è scandito da inni: il Magnificat, il Benedictus, il Gloria dei pastori e il Nunc Dimittis, cioè lasciami andare, di Simeone. Gli esegeti hanno molto anche riflettuto sulla funzione di questi inni inseriti nel racconto. In un certo senso sono immediatamente in un contesto ravvicinato inserito nel racconto, nel senso che c'è una promessa, c'è la realizzazione della promessa e il destinatario della promessa esprime la sua gratitudine cantando con l'inno. Ma dal punto di vista letterario l'inno permette anche di prendere una certa distanza in rapporto agli eventi narrati e dunque di dare una prospettiva generale più larga per tutta la storia della salvezza. L'abbiamo appena citato sul Magnificat, ma è la stessa cosa per il Benedictus di Zaccaria. La testimonianza di Zaccaria che rappresenta tutto Israele e l'importanza di Gesù per Israele, oppure il Nunc Dimittis di Simeone mette l'importanza su è accaduto, e allora l'elemento importante, e il pastore la gloria in excelsis Deo, cioè negli alti, dunque da una dimensione universale al racconto.
da un lato si inserisce nel racconto come risposta del protagonista che ha ricevuto la promessa, la realizzazione della promessa, dall'altro ci fa, per il lettore, per l'uditore del Vangelo, iscrive questo racconto nel racconto universale della salvezza. Salto gli episodi che conoscete già, che avrete senz'altro raccontato ancora nelle famiglie a Natale. Vi ricordo che anche qui c'è differenza, perché abbiamo i pastori, le pecore in Luca e non abbiamo i re magi che sono in Matteo. Per il bue e l'asino si deve aspettare, sono extracanonici. Nella Cappella degli Scroveni i pittori, la storia dell'arte, non fanno nessuna differenza tra apocrifo e canonico, fa parte di una tradizione unica. Ultima cosa, la figura di Maria, che è una cosa che soltanto il Vangelo di Luca ha, è l'episodio di Gesù a 12 anni, e che non avete negli altri Vangeli, e lì è interessante perché in un certo senso può rappresentare anche una contraddizione nel racconto. La Maria nel 1:38, eccomi, d'accordo, ha capito tutto di questo bambino, poi vanno a Gerusalemme come tutti i giudei per il pellegrinaggio, ritornano con tutto il gruppo, ritornano in Galilea, poi dopo 3 giorni vedono che Gesù non è con loro, allora cominciano a avere paura, ritornano a Gerusalemme e lo trovano in mezzo ai dottori che sono meravigliati dalla sua saggezza. E allora la madre di Gesù gli dice: ma ascolta, è da 2 giorni che ti cerchiamo, e tu? E lui: non sapete che dovevo occuparmi delle cose di mio padre. La cosa interessante è che per la terza volta in questo racconto c'è la citazione di sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, che l'avete già avuto dopo la visita dei pastori. Allora, qui una collega americana, Beverly Gaventa, fa prima della filologia sul verbo diaterae, che serbava, ma ha qualcosa di attivo. Allora, dice: è perché una donna viene interpretato in senso affettivo, di mamma che ripensa a tutte queste cose. Se invece di Maria venisse questa parola di serbava tutte queste cose nel suo cuore da un maschio, sarebbe di ecco la prima teologia. Ma come una donna si dice è la mamma che pensa al figlio. Questa frase ripetuta 2 volte. Abbiamo visto che in Matteo non esiste come soggetto di azione, di parola, mentre in Luca è presentato come una donna che viene rivolta la parola, la recepisce, la restituisce sotto forma del Magnificat, e lì 2 volte, non solo su forma di proclamazione, su forma, potremmo dire, riflessiva. Serbava nel suo cuore, cioè non è soltanto, non è che gli passa soltanto davanti gli eventi, ma in un certo senso le interiorizza. Io trovo interessante queste 2 menzioni di una Maria che forse ha un eccomi, che non è soltanto di scattare all'azione, ma anche di interiorizzare e pensarci su.